Ciao a tutti, io sono Valerie e bentornati nel video più atteso dell'anno, il Bookshelf Tour. Oggi dovrebbe essere il 16 di ottobre, è il giorno del mio compleanno e come vi avevo promesso, il Bookshelf Tour è qua. È il video che mi richiedete di più in assoluto, quindi oggi lo registro nonostante sia davvero impegnativo come video ed è il motivo per cui l'anno scorso l'ho diviso in più parti. Quest'anno non lo farò perché altrimenti è un lavoro immenso, anche perché ho 7 librerie e qualcosa come 4.000 titoli, quindi sarebbe davvero un lavoraccio farne più parti. Quindi tenterò di mantenere tutto quanto in un'unica parte e di andare abbastanza spedita. Speriamo che ci riesco. Questo implica anche che non toglierò ogni singolo titolo per dirvi autore e titolo, dato che in questo modo l'editing durerebbe qualcosa come 50 giorni e questo Bookshelf Tour non uscirebbe mai. Nonostante questo, però, vi parlerò di ogni singolo titolo, quindi non vi preoccupate. Non vedrete proprio tutti i libri che ho in libreria, perché alcuni li ho sotto il letto ed altri li ho nell'armadio per motivi di spazio. Quelli non ve li farò vedere, ma sono sia libri che novel. Questo perché, soprattutto per le graphic novel, lo spazio nella mia libreria è davvero risicato purtroppo. Prima di cominciare, poi, come sempre, giù nell'info box trovate tutti i link ai miei social network, che anche quella è la mia affiliazione Amazon, dove se comprate qualcosa da quel link io riceverò una piccola percentuale e voi non pagherete nessun sovrapprezzo che mi aiuterà a mantenere Instagram ed il canale. E a questo punto, senza indugiare oltre, direi di cominciare. Prima cosa, prima di cominciare, le librerie hanno un ordine, ve ne parlerò, ve le farò vedere, vi farò vedere la camera, sto andando veloce in modo che l'editing non sia poi così lento e partirò da quella libreria per poi andare in senso orario. Speriamo bene. Dunque, partiremo da questa libreria qua, che è quella degli Young Adult in copertina rigida. Poi ci spostiamo qui. Questa qua sono gli Young Adult in copertina flessibile, questi qua invece sono i libri per adulti. In realtà la prima cosa che vi faccio vedere però sono quei libri sulla scrivania perché sono quelli che non hanno ancora trovato un posto. Poi girando verso la finestra, eccoci qua, là c'è la libreria dei classici, poi la libreria dei manga con le edizioni speciali e le graphic novel ed infine la libreria del fantasy. Scusate, a scatti il cavalletto. In questo momento sono in piedi sul letto e qui non ci arrivo. Allora, c'è i romanzi e le opere teatrali di Pirandello, poi la commedia di Dante, poi La Kinsella con il tuo numero che mi è piaciuto un sacco, i primi tre libri della serie dell'Ombra del Vento di Zafon, qui, poi Cose che nessuno sa di Alessandro Devenia che io adoro, io amo Alessandro Devenia. Tre libri fantasy di Celia Reese, Il viaggio della strega bambina, Se fosse una strega e pirate. Poi il libro fantasy di Guglielmo Scilla, che tra l'altro è anche autografato, L'inganno della morte. Poi abbiamo, oddio, scusate il tremore, alcuni gialli di Mary Gibbs Clark, e ce n'è uno anche là, quello là è il mio preferito, ed è Sapevo tutto di lei. Poi un altro libro di Sophie Kinsella, cioè, eccolo qui, Sai tenere un segreto, Grossman con Che tu sia per me il coltello, il bellissimo libro di Ammaniti, Io non ho paura. Poi di qua abbiamo delle piccole edizioni di John Green e qui la biografia, anzi l'autobiografia di Anthony Kiedis, che è il cantante dei Red Hot Chili Peppers e il titolo è Scar Tissue. Ragazzi, vi giuro, questa cosa è complicatissima perché sono in bilico sul letto. Allora, qua doveva esserci Bunker Diary, ma l'ho prestato a mia zia, uno dei miei libri preferiti. Poi, questo qua è Killing November di Jessica, no, Adriana Mater, mi è piaciuto moltissimo, parla di assassini. Regalami una favola di Heather Brown, molto carino, un romance. Raccontami di un giorno perfetto di Jennifer Niven, mi è piaciuto un sacco. In generale, comunque, tutti i libri sugli scaffali che vedete mi sono piaciuti. Poi abbiamo Reflection di Casey West, che purtroppo però è una duologia interrotta dalla De Agostini. Quello che ti rende speciale di Mercy Lee Curtis, che in realtà è carino, ma niente di speciale, mentre bellissimo è Killer Instinct di S. E. Green, che è un libro young adult sulla mente degli assassini e sulla ragazzina interessata appunto ai serial killer, bellissimo, mi è piaciuto un sacco. Mentre There's Someone Inside Your House di Stephanie Perkins mi ha fatto praticamente schifo, infatti non ve lo consiglio per nulla. Andando avanti, qua abbiamo Lucas di Kevin Brooks, che ancora non ho letto,
L'ultimo è The Neanderthal di Claire Cameron, un libro particolarissimo che mi è piaciuto moltissimo, anche la cover è stupenda. Poi abbiamo Complice la neve dell'Armentrout, che è uno di quelli che mi è piaciuto meno dell'Armentrout, ma comunque mi è piaciuto. Se il mio sono anche di notte di Amy Harmon in questa edizione vecchia, un libro bellissimo. Black Eyes di Becca Fitzpatrick, che nessuno si calcola, ma secondo me è molto carino perché tratta di rapimenti e storie praticamente basate sulla sindrome di Stoccolma, anzi una storia basata sulla sindrome di Stoccolma. Questo qua mi è piaciuto davvero tantissimo, un ottimo young adult. Stregati dalla notte di Lauren Gibaldi, spero si pronunci così, molto carino. Il tredicesimo dono di John Ost Smith è un libro stupendo, commovente, perfetto per Natale, tenero, drammatico, sulla rinascita, sul lutto, bellissimo, davvero ve lo consiglio. Fuga dal Natale di John Grisham mi ha fatto morire dalle risate, è molto carino. La mia è un'edizione che non so neanche di che casa editrice è perché non c'è il marchio, però mi piace un sacco. E si dovrebbe trovare anche nell'edizione Mondadori con la copertina rossa, non so se lo stampano più sinceramente, ma se lo trovate anche usato dategli una chance perché a me è piaciuto un sacco. Bene, adesso non ci entro più, lo lasciamo così. Odio lunedì di Jessica Brody è tipo un libro alla Sliding Doors, che secondo me merita. Poi abbiamo La metà del cuore di Viola Shipman, che mi ha regalato Davide, è stato molto carino, è un ragazzo che su Instagram si chiama A Book Lover, vi consiglio tantissimo il suo profilo perché è un'anima preziosa e mi ha regalato questo libro che è uno dei suoi libri preferiti, che purtroppo però ancora non ho letto. Poi abbiamo Real Love di Erin Watt, molto carino, molto più carino secondo me della serie di Paper Princess e soprattutto meno trash. Made You Up di Francesca Zappia, che non ho letto. 4 secondi per perderti di K.A. Tucker. In realtà io questo qua ho il libro cumulativo che vedrete dopo, ma ho preso questo perché ha una cover stupenda. Mamma che inquadratura brutta ragazzi, ma purtroppo non posso farci nulla, siamo troppo in alto. Poi J. Cronover con Amore senza respiro, io amo la Cronover. John Green con Colpa delle stelle, il mio libro preferito di John Green per quanto possa essere mainstream. Un altro libro della Cronover, oltre alle leggi dell'attrazione. E finalmente scendiamo allo scaffale di sotto. È in momenti come questi che vorrei un cameraman. Allora, qua abbiamo Prima di domani di Lauren Oliver, che è qui, che mi è piaciuto molto, anche questo libro alla Sliding Doors e a tutte le occasioni che ti può dare una singola scelta. Il viaggio che mi ha cambiato la vita di Jen Malone è uno young adult molto carino sui viaggi e sullo scoprire se stessi. Poi abbiamo Jo Sugg con Girl Online, questo qua è uno dei pochi libri insieme a quello di Guglielmo Scilla che ho di youtuber, in realtà a me interessava prima per la cover, perché è tanto carina, e in secondo luogo perché comunque lo trovo un libro dalla trama carina per chi si sta per approcciare alla lettura, soprattutto i giovanissimi, e mi è piaciuto molto, ovviamente adesso non entra più. Mentre il libro che proprio non sono riuscita a finire purtroppo è My True Love Gave It To Me di 12 autori. Questa qua è un'edizione stupenda del libro, ma i racconti non mi entusiasmano. Ogni Natale cerco di leggerlo, cerco di finirlo e non ci riesco mai. Speriamo che questo Natale sia il Natale giusto. Poi abbiamo Il problema è che ti amo di Jennifer Armentrout, secondo me uno dei libri migliori della Armentrout. È L'isola dell'amore proibito di Tracy Graves, che in realtà è uno dei miei libri preferiti per quanto riguarda la letteratura romance, perché tratta di un rapporto tra due naufraghi, un rapporto d'amore, che in realtà inizialmente erano professoressa e studente. Mi è piaciuto davvero molto molto molto, è un libro che, come anche Proibito, che vedrete tra un po', tratta di argomenti tabù, ma merita molto. Poi abbiamo Frankly in Love di David Yoon, marito di Nicola Yoon, questo qua è molto carino ma sinceramente niente di speciale. Il primo bacio a Parigi di Stephanie Perkins, in realtà poi lo rivedrete nella sua versione inglese perché a me la Perkins piace come scrive, tranne per There's Someone Inside Your House che davvero mi ha fatto schifo. Poi Prima regola non innamorarsi di Felicia Kingsley, io sono grandissima fan della Kingsley, questo qua è il suo ultimo libro e mi è piaciuto da matti, è una sorta di Codice da Vinci al sapore romance, bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, l'ho divorato, ma d'altronde i libri di Felicia io li divoro sempre. Poi
Altro libro alla Sliding Doors è La strada che mi porta a te di Moria MacStay. In realtà a me piacciono tanto questo tipo di libri e questo qua è il mio preferito. Mi ha fatto anche piangere, molto carino. È sempre young adult, la maggior parte di questi libri sono young adult e questo qua l'ho trovato anche abbastanza profondo. Poi Eliza and Her Monsters di Francesca Zappia, che ho anche in italiano, quindi ci soffermiamo dopo. Comunque sappiate che è uno dei libri più belli che io ho letto della letteratura young adult. Poi abbiamo un suspense romantic thriller, non so mai come definirlo, vale dire Per sempre mia della Armentrout, che a me è piaciuto molto. Ed un altro libro di Claire Cameron, vale a dire L'orso. Questo qua tratta di due bambini che sono lasciati nel bosco dei loro genitori che vengono mangiati da un orso e quindi questi bambini devono sopravvivere in qualche modo. Bello, in alcuni casi molto irritante, ma davvero davvero bello, merita moltissimo. La Cameron non è molto conosciuta, io comunque ho letto entrambi i suoi romanzi ed entrambi mi sono piaciuti un sacco. Poi andiamo avanti, questi non ve li tolgo, è la serie di Wait for You della Armentrout, in realtà non tutti, cioè Ti aspettavo, Ti fidi di me, Torna con me e Sei tutto per me. Me ne mancano alcuni, ma non fa niente, tanto li ho tutti quanti in ebook. Poi questo qua è La mia ultima estate di Anne Freitag, un libro che tratta di una ragazza malata terminale, mi ha fatto piangere tutte le mie lacrime. Poi per andare su un libro un po' più sciallo, diciamo così, un po' più allegro, c'è Amore senza confini di J. Cronover, che in realtà è super trash, ma sapete io amo la Cronover, togliamo il cappellaio matto. Eleanor and Park di Rainbow Rowell, secondo me è il libro più bello della Rowell. Io ritengo che Fangirl sia molto molto sopravvalutato, mentre Eleanor and Park è molto sottovalutato. Questa qua è un'edizione vecchissima della PM che dovrebbe averla ristampata. Comunque se la beccate in qualsiasi edizione compratelo perché è bellissimo. Così come bellissimo, non riesco ad infilare un libro, è Il mondo in una stanza di J.L. Berg. Questo libro praticamente non lo conosce nessuno, ma io sono una grandissima fan perché quando l'ho letto mi ha emozionata, mi ha fatto ridere, mi ha fatto piangere, bellissimo. Anche questo appartiene a quel filone di romance che tratta di un protagonista barra una protagonista, in base ai casi, malata o malato, ma questo qua lo ritengo uno dei migliori insieme a Colpo delle Stelle. Sempre drammatico, ma meno drammatico, molto meno drammatico, però bellissimo, quindi anche questo ve lo consiglio. In realtà ve li consiglio praticamente tutti, perché appunto nelle mie librerie ho soltanto libri che mi sono piaciuti o che non ho letto. Poi abbiamo Fino all'ultima parola di Tamara Ireland Stone, che vedrete anche nella sua edizione inglese tra qualche secondo, perché è nell'ultimo scaffale, e questo qua anche molto bello. La Fanucci pubblica, anzi la Leggero Editore pubblica libri, pubblicava romance molto belli. Adesso non conosco più bene il loro catalogo, quindi non so dirvi se hanno mantenuto la stessa linea di Fino all'ultima parola e La mia ultima estate, ma comunque questi due libri ve li consiglio tantissimo. Poi abbiamo Ci proteggerà la neve di Ruta Sapetis, che è un libro storico sulla Seconda Guerra Mondiale, bellissimo. Sta qua semplicemente perché è in copertina rigida come gli altri, ma in realtà è un libro per adulti, non è uno young adult, né tantomeno un new adult. Comunque, bellissimo. Detto questo, questo qua era l'ultimo libro di questo scaffale e scendiamo al prossimo, che forse è un'inquadratura migliore. Ok, togliamo i Funko Pop e anche qua c'è un libro della Armentrout, Amarti è solo l'inizio, che è il secondo di Complice la neve, molto più serio rispetto a Complice la neve. Poi abbiamo Nei due confini del mondo di Morgan Matson, che è un libro on the road, molto carino. Tartaruga all'infinito di John Green. Ogni storia è una storia d'amore di Alessandro Dabenia. Io sono grande fan di Alessandro Dabenia, ma questo qua purtroppo ancora non l'ho letto. Poi comincia una carrellata di libri Newton, una carrellata di libri tra virgolette trash, e quindi Non mi piace ma ti amo di Cecil Bertaud, che io ho amato, Amore senza limite di J. Cronover, Odiami come io ti amo di Penelope Douglas, in realtà è il secondo libro, o meglio il sequel di Mai per amore. Io li ho messi così perché, come avete visto, tutti i libri sono ordinati per colore, ma comunque questo qua è il suo sequel. Non ci andava vicino, scusate, so che dà fastidio a qualcuno.
Poi, eccolo qua, il libro cumulativo della Tucker, Prima di incontrarti, 10 piccoli respiri, una piccola bugia, 4 secondi per perderti e 5 ragioni per odiarti. Sapete che ho 4 secondi per perderti perché la cover era stupenda. Poi, ma in generale comunque tutta la serie è molto bella. Poi ho La canzone di Achille di Madeleine Miller, questa qua è l'edizione in copertina rigida, adesso c'è anche l'edizione in flessibile. Poi, come vi dicevo, una serie di libri Newton, Gli effetti speciali dell'amore di Angela Jezzi, che mi ricorda leggermente Non mi piaci ma ti amo, perché tratta di due sconosciuti o comunque due persone che non si sopportano, che finiscono per abitare insieme. Entrambi comunque mi sono piaciuti molto. Poi, come vi ho detto, Mai per amore di Penelope Douglas, È solo una storia d'amore di Anna Premoli, L'amore arriva sempre al momento sbagliato di Brittany Cherry, di cui io ho soltanto questo, ma dovrei recuperare anche tutti gli altri. Ogni tuo desiderio è un ordine bastardo di Victory Storm, S è la stessa scia degli effetti speciali dell'amore e Non mi piaci ma ti amo. Poi ho Oltre all'infinito di J. Cronover, questa qua insieme all'altro che vi ho fatto vedere prima, oltre alla legge dell'attrazione, è il libro della serie Tattoo. Sì, la Newton l'ha chiamata Tattoo, ma in realtà la serie si chiama Marked Man. Però vabbè, facciamo finta di nulla, intanto ho spostato l'inquadratura, io non li ho tutti, ma alcuni. Poi abbiamo G. Carella, dicevo, G. Carella di Ashley Poston, che ancora non ho letto, o meglio, c'è anche il segnalibro, credo, sono arrivata tipo a pagina 100-150 e lo mollo costantemente, mannaggia. Poi Fragile di Tamara Webber è il secondo di una duologia, il cui primo è Easy, che io però ho in ebook. In realtà è dal punto di vista di lui questo qua, quindi va bene che io abbia soltanto il secondo. Poi altri due libri di Felicia Kingsley, sapete che io adoro, ed è Due cuori in affitto e La verità è che non ti odio abbastanza. Non so scegliere i miei preferiti della Kingsley, sono tutti bellissimi. Poi abbiamo Colleen Hoover con Forse un giorno. Purtroppo, per quanto riguarda i libri di Colleen Hoover, non si trovano più stampati. Li potete trovare praticamente soltanto usati o come rimanenza nei negozi o sui siti internet. Perché la Fanucci, leggere editore, che ha i diritti, che aveva i diritti della Hoover, non li stampa più. Non si sa per quale motivo, e di conseguenza non si trovano più. Questa qua è l'edizione in copertina rigida, che proprio è introvabile, ci sono comunque le edizioni in copertina flessibile. Non so per quanto riguarda l'unico libro che ha pubblicato la Sperling, comunque sappiate che sono difficilissimi da trovare, quindi se lo trovate pigliatelo, perché altrimenti non li trovate più. Poi, un libro che nessuno si è calcolato, ma che a me è piaciuto moltissimo, è 36 domande per farti innamorare di me, di Vicky Grant. Che appunto si basa su quella ricerca scientifica per cui dopo 36 domande di un certo tipo la gente ha possibilità di innamorarsi. Le domande sono contenute all'interno del libro che è fatto tipo trascrizione. Ecco, si legge in un attimo e a me è piaciuto un sacco. Poi, altro libro on the road è Via con te di Adi Al-Said, che mi ha regalato Serena perché questo libro, non so perché io non riuscivo a trovarlo da nessuna parte. Però lei me l'ha regalato gentilmente, quindi l'ho letto, è molto carino, mi è piaciuto un sacco. E con Via con te si conclude questo scaffale, quindi andiamo all'ultimo scaffale della mia libreria, di Young Adult, New Adult in copertina rigida. Perdonate come sempre le inquadrature un po' strane, però purtroppo questa libreria si trova vicino al mio letto, tra il letto e l'armadio, e quindi non ci entra il cavalletto. Comunque, la maggior parte dei libri che sono qua in realtà sono serie che ho letto oppure libri che non ho letto. E il primo libro che non ho letto è Holding Up the Universe di Jennifer Niven, la stessa autrice di Raccontami di un giorno perfetto, che è uscito anche in italiano, ma non mi ricordo il titolo. La cover in inglese comunque mi piace un sacco. Poi c'è un libro che io non ho sopportato, mi ha proprio fatto abbastanza schifo, vale a dire Love and Gelato di Jenna Evans Welch. Non mi è piaciuto, è pieno di cliché sull'Italia, ma me lo tengo perché la cover è carina e perché mi dispiace venderlo a gente che sicuramente lo odierebbe perché diciamo che non è propriamente un bel libro. Andiamo avanti. Eccolo qua. Every Last Word di Tamara Ireland Stone, di cui vi ho fatto vedere prima la copia in italiano, un libro bellissimo che merita moltissimo. Poi un altro Alessandro Davenia, questo qua è proprio il suo primo libro, cioè Bianca come il latte, Rossa come il sangue.
Lo ripeto, amo Davenia. Lo amo sia come professore che come scrittore. Ho proprio una grandissima ammirazione nei suoi confronti, quindi ho tutti i suoi libri. Credo che mi manchi soltanto quello dedicato a Leopardi, ma lo recupererò prima o poi. Poi abbiamo Uno di noi sta mentendo di Karen McManus, che troverete anche in inglese perché ce l'ho anche in inglese. Questo qua è un mystery young adult bellissimo. Mi è piaciuto molto. Io adoro i mystery, soprattutto se young adult. Ne ho letti abbastanza, ma in realtà qui non ne ho praticamente nessuno. E questo qua, secondo me, è uno dei più validi. Poi, altro thriller però young adult è Sadie di Courtney Summers, con una cover stupenda che tratta di una storia molto, molto drammatica che tocca molto il cuore. A me è piaciuto. È una storia non proprio facilissima da leggere, ma merita, quindi se siete indecisi, secondo me potete dargli una chance. Poi, Under Rose Tainted Skies di Lewis Gornall, non l'ho letto, però con una cover del genere come si fa a non comprarlo? Tra l'altro è scritto giganormico, quindi spero di leggerlo abbastanza velocemente quando lo leggerò. Poi abbiamo Un Newton, vale a dire Infinito più uno di Amy Harmon, di cui ho anche I 100 colori del blu. A me piace molto la Harmon. L'unico libro che non mi è piaciuto molto è stato Hai cambiato la mia vita, che è carino, ma niente di speciale. Poi ci sono due libri di Nicola Yoon, Il sole è anche una stella ed Everything Everything. Questa qua è la copia in inglese perché la cover era troppo bella per non comprarla, ma l'ho letto anche in italiano, con il titolo di Noi siamo tutto. Noi siamo tutto però non ce l'ho qui perché ce l'ho in ebook. Poi andiamo con le serie. Le serie non sono divise, come potete vedere, in ordine di colore, o meglio, Paper Princess di Erin Watt, sì, ma perché è bianca, mentre le altre sono messe qua. Appunto, la prima è Paper Princess di Erin Watt, serie dei Royal. I primi tre, Paper Princess, Paper Prince e Paper Palace, sono dedicati a due personaggi, mentre Paper Heir e Paper Kingdom sono dedicati al fratello del personaggio principale della prima trilogia. C'è anche la novellina chiamata Paper Crown, se non sbaglio, ma io non ce l'ho perché mi dava fastidio avere un libro in copertina flessibile quando tutti gli altri sono in copertina rigida. Sì, lo so, sono pazza. Poi di qua invece abbiamo Tutto ciò che sappiamo dell'amore e Tutto ciò che sappiamo di noi due di Colleen Hoover. Io amo la Hoover, un po' come amo Alessandra Ravenia, quindi ho tutto della Hoover. E qui ho tutta quanta la serie di Uno splendido disastro di Jamie Maguire, che è l'unica serie della Maguire che mi è piaciuta. E con questo abbiamo finito il primo scaffale che adesso vi faccio vedere. Questa è la mia ombra, senza magari fare a scatti, ma non so se ci riuscirò. Eccolo qua. Purtroppo non si vede l'ultimo scaffale perché il mio cavalletto ha una capacità limitata, però questo qua è il primo scaffale. Poi, prima di passare a questi due scaffali, vorrei farvi vedere quei libri lì che non hanno ancora trovato un posto perché non sono ancora riuscita a fare spazio. Poi passiamo allo scaffale degli young adult in copertina flessibile e poi allo scaffale degli adult. Andiamo! Sono inquadrature un po' imbarazzanti, scusatemi, tra l'altro la luce è pessima. Comunque, cominciamo con L'enigma dell'ermellino di Cici Omel, che io avevo già in un'edizione vecchia, questa qua è la ristampa e riedizione, dalla casa editrice Leccomari. Questo qua è un middle grade basato sull'arte, che ha un ruolo attivo all'interno della storia, è molto carino. Poi abbiamo Murderbot di Martha Wells, che in realtà andrà poi in questo scaffale qui, ma non c'è spazio, quindi adesso vedrò come inserirlo. Abbiamo poi un saggio sul fantasy, cioè Scrivere fantasy di Max Gobbo. E poi abbiamo le tre graphic novel di American Gods, che vi ho fatto vedere in un unboxing a settembre. Andando avanti, qua ci sono due box che in realtà ancora non ho sistemato. Nella prima c'è, eccolo qua, Snow Black. Non ve lo tolgo perché altrimenti farò ombra tantissimo, perché questa è la mia ombra. Purtroppo sto usando la luce artificiale. Mentre questa qua è la box di Stephen King contenente I Vendicatori e Desperation. Eccola qua. Adesso che vi ho fatto vedere i libri che non hanno ancora un loro spazio, andiamo con questa libreria qui.
Anche questi scaffali saranno un po' difficili da gestire perché c'è la scrivania di mezzo. Comunque, qua abbiamo dei libri della Fazzi, Il mare senza stelle di Erin Morgenstern, Il sognatore di Lainey Taylor e La musa degli incubi di Lainey Taylor. Questa qua è una delle serie più originali che io abbia mai letto. Poi qua abbiamo alcuni libri di Star Wars, altri sono sotto il letto, quindi non me li posso far vedere. Ed è Le leggende di Luke Skywalker, Gli ultimi Jedi e Rogue One. Poi la serie di Hunger Games in un'edizione vecchissima, così come vecchissima è l'edizione delle cronache di Spiderwick. Poi abbiamo Proibito di Tabitha Suzuma, questo libro non è più stato stampato, credo a causa del tema del libro, perché parla di incesto. Però se lo trovate usato nei mercatini, io ve lo consiglio con tutto il mio cuore, perché nonostante tratti di un argomento tabù e che tratta di qualcosa che è disturbante, come l'incesto, come un rapporto tra un fratello ed una sorella, è ovviamente il clacson e il traffico, nonostante questo è uno dei libri più belli che io abbia mai letto, perché riesce a far apprezzare un qualcosa che nella società è tabù. Bello, molto bello, molto significativo anche, bello. Poi abbiamo L'ospite di Stephenie Meyer, che mi dispiace per tutti i fan di Twilight, compresa me, la me adolescente, ma ritengo essere più bello di Twilight e soprattutto più originale di Twilight. Poi alcuni libri della Oscar, quindi Marea Tossica di Chan, o meglio Chen Q-Fan, ragazzi scusate la pronuncia, Binti di Nnedi Okorafor, o Okorafor, non lo so, scusate di nuovo la pronuncia. Poi Miti del Nord di Neil Gaiman. Ah, questi qua sono, questo è un distopico e questo qui è un fantascientifico con abbastanza romance. Poi abbiamo Battle Royale di autore impronunciabile in giapponese, scusatemi, non, proprio, no, non ve lo so pronunciare, tra l'altro non ho manco gli occhiali, quindi forse è il caso che me li metto. Questo qua è uno dei libri tipo Survival Game che mi è piaciuto tanto. Vabbè, io poi sono appassionata di splatter anche. E questo libro è molto splatter. E poi a fianco allo splatter, giusto per mantenere un minimo di equilibrio che proprio nessuno aveva chiesto, c'è Io prima di te di Jojo Moyes. E sopra la serie di 50 sfumature, che adesso vi faccio vedere ecco qua, nella sua totalità, che non entrava da nessun'altra parte perché ha un formato orribile e quindi l'ho messo lì. Mi dispiace averlo messo a fianco a tutti i fantasy possibili e immaginabili, ma si becca comunque quel posto. A questo punto scendiamo nella seconda, nel secondo scaffale. Ricominciano le inquadrature strane, scusatemi. Abbiamo tutta la serie di Colleen Gleason di Cacciatori di Vampiri, che non so perché questo sta qua, perché in realtà credo che sia il penultimo, mi sa. Quindi lo mettiamo qua, poi controllerò su internet perché non mi ricordo. Comunque, come potete capire, è una storia di cacciatori di vampiri che comunque mi è piaciuta un sacco e vorrei anche rileggerla perché me la ricordo poco. Poi abbiamo Orgoglio, Pregiudizio e Zombie di Seth Graham Smith, la serie di Alice in Zombieland di Jenna Showalter, che purtroppo c'è solo in inglese, a quanto ho capito in italiano è stata stampata nella Harlequin Mondadori, qualcosa come una sorta di Harmony, della collana degli Harmony, non ricordo, però sono introvabili, tra l'altro è stata stampata soltanto il primo, se non erro, quindi si trovano soltanto in ebook, ma meritano moltissimo. Poi abbiamo la serie Luna d'inverno e Bacio di fuoco di Ilaria Varese, un paranormal romance che io ho amato, non vedo l'ora che esca il terzo. Aurora Rising di Amy Kaufman e J. Christoph, questo qua è un ARC in realtà ed è anche autografato, troverete poi la copia in italiano nella libreria dei fantasy. Evil di V.E. Schwab, di cui troverete la copia in inglese qualche scaffale più sotto, perché è uno dei miei libri preferiti, tra l'altro è uno dei libri su cui ho fatto la tesi. Poi abbiamo tutti i libri, o meglio, tranne uno, di Karen McManus, vale a dire Two Can Keep a Secret, che in italiano è Non devi dirlo a nessuno. One of Us is Lying, che qua non so perché li ho messi al contrario, vabbè, che è uno di Non sta mentendo, ed il suo sequel, One of Us is Next. E poi abbiamo Il portale degli obelischi della Jamieson, di cui mi manca purtroppo la quinta stagione, che voglio un sacco, ma ancora non ho recuperato. Passiamo all'altro scaffale. Sto cercando quanto più possibile di usare il cavalletto, motivo per cui troverete sempre inquadrature un po' strane, perdonatemi, tra l'altro c'è pure la mia ombra. Comunque, oltre alle mie cuffiette, qua abbiamo un po' di tutto. Qui, ecco,
Eccolo qua, c'è Penalità d'amore di Erna Hunting, che è un romance new adult, così come new adult è Brooklyn in Love di Sarina Bowen. Poi abbiamo The Hate U Give di Angie Thomas, uno dei libri più belli di denuncia contro il razzismo. Il confine di un attimo della Redemsky, uno dei primi young adult che ho letto, o meglio, forse il new adult, non young adult, o a metà tra i due. Comunque, molto bello. Wonder di R.J. Palacio, uno dei libri per bambini, ragazzini più significativi che c'è sul mercato, secondo me. Ti ho trovato tra le stelle di Francesca Zappia e Eliza and Her Monsters, vi ho fatto vedere prima la mia copia in inglese. Ce l'ho in doppia copia. I libri che ho in doppia copia sono quelli che mi sono piaciuti di più. In alcuni casi li ho ricevuti, in altri li ho comprati. Ad esempio, Eliza and Her Monsters l'ho comprato e Ti ho trovato tra le stelle invece me l'ha inviato raggiunti. Poi abbiamo due libri di John Green, Città di carta e Cercando Alaska, un libro della Kennedy, Sei l'amore che cercavo. Io adoro la Kennedy, credo che sia una delle scrittrici di romance sul trash andante più competenti, perché le sue storie mi fanno sempre morire dalle risate. Poi abbiamo due libri di Mariana Zapata, La Queen degli Hate to Love, cioè questa nostra stupida storia d'amore, che io confondo sempre con la canzone dei giornalisti, Questa nostra stupida canzone d'amore. E poi, Non so perché ti amo, sempre appunto della Zapata. Della Zapata mi manca purtroppo L'infinito tra me e te, che non ho, ma che vorrei recuperare perché è uno dei miei libri preferiti dell'autrice. Poi abbiamo due libri della Hoover, che in realtà sono libri di una duologia, uno dal punto di vista di lei e uno dal punto di vista di lui, cioè Le coincidenze dell'amore e Le sentinelle dell'amore. Poi qui abbiamo un libro che mi ha fatto piangere tutte le mie lacrime, cioè Brightside di Kim Holden. Poi, ancora con l'Hoover, con L'incastro imperfetto, che è uno dei libri che piace a nessuno della Hoover, ma a me è piaciuto un sacco, anzi lo ritengo uno dei libri più belli. Scusate, penso che nell'inquadratura ci sia stato tutto il mio braccio, mi dispiace. Poi, Capital S di Elisa Gioia, che mi è piaciuto molto. Io non leggo molte autrici italiane, ma la Gioia e la Kingsley sono un po' le mie idee del romance italiano, quindi vi consiglio tutti i loro libri. Poi abbiamo Ogni giorno di David Levithan, Losing It di Cora Carmack, che vi prendo nonostante ci sarà tutto il mio braccio nell'inquadratura, perché è un libro bellissimo, mega sottovalutato, non stampato più, non si trova più da nessuna parte, non so neanche se si trova in digitale. Ma se lo trovate, un po' il mantra di questo video, compratelo perché è bellissimo. E se lo avete in digitale, leggetelo. In ogni caso, leggetelo in qualche modo, anche in inglese, ma vi prego, leggetelo, perché è uno dei romance più divertenti che io abbia mai letto. Poi, l'ultimo libro che vedete lì è Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo, che ora vi prendo. Eccolo qua, è un libro scolastico, ci sono infatti le domande sul testo alla fine. Io di questa edizione, diciamo così, avevo L'isola di Arturo della Morante. È stato fatto appunto per la scuola, è stato pubblicato soltanto così, meglio di nulla, nonostante la cover sia brutta. E con Aristotele e Dante si conclude anche questo scaffale, quindi ora passiamo a quello di sotto, che avrà un'inquadratura ancora peggiore, scusatemi. Allora ragazzi, qua io vado molto veloce perché ho il telefono in mano, quindi non riesco neanche bene a farvi vedere i libri. Comunque, qua abbiamo The Children of Giocasta di Natalie Haines, che è un retelling su appunto Giocasta e Edipo. Poi An Absolutely Remarkable Thing di Hank Green, che non ho letto, nessuno di questi l'ho letto in realtà. The Last Voyage of poi Paul Blight di Ellie Condy, la stessa autrice di Matched. Poi abbiamo due libri di Jace Cameron, Insanity e Figment, è un retelling di Alice nel Paese delle Meraviglie che ancora non ho letto, così come retelling di Alice nel Paese delle Meraviglie è Alice in Deadland e Through the Killing Glass di Mainak Dar, sì. Poi abbiamo la serie di Miss Peregrine Home for Peculiar Children di Ransom Riggs. La duologia di Gumiho di Ketcho, Ops, Gumiho e Dokkaebi,
Poi due fantasy sul Regno dei Morti, Reign of the Fallen e Song of the Dead. Poi abbiamo i tre libri di Stephanie Perkins, di cui io ho il primo, Anne and the French Kiss in italiano, il secondo è Lauren and the Boy Next Door ed il terzo è Ellen Happily Ever After. Poi Fangirl di Rainbow Rowell, che non mi è piaciuto, mi dispiace, lo ritengo davvero super sopravvalutato. Poi The Accident Season di Moira Foyle e Doyle, che non ho letto. Don't Look Back di Jennifer Armentrout, che ho letto e mi è anche piaciuto, è un thriller che sembra un paranormal, ma in realtà non lo è, e questo mi è piaciuto un sacco. E poi Wicked di Gregory Maguire, che non ho letto. Questo qua è il penultimo scaffale e adesso arriviamo all'ultimo. Mi dispiace, non so come altro farvi vedere. Allora, qua ho American Royals di Catherine McGee, che non ho letto, la stessa autrice di Vertigo, è il primo, The Tower, poi Seafire della Parker, The Smoke Thieves di Sally Green, la serie di Shatter Me della Mafi, in realtà i primi quattro, Vicious di V. Schwab, che ho anche in italiano come Evil, la serie di Star-Crossed di Josefina Angelini, Star-Crossed, Dreamless e Goddess, una delle mie serie sui retelling preferite, questa è la mitologia greca, a me è piaciuta un sacco, non è piaciuta a nessuno, ma a me sì. 7 minuti dopo la mezzanotte di Patrick Ness su una storia di Siobhan Dodd, o Dodd, non lo so ragazzi, scusate, Dodd. Poi abbiamo Beastly di Alex Flynn e Kindred Spirits di Rainbow Rowell, che non mi è piaciuto per nulla, nonostante sia piccolino. E con questo abbiamo finito l'ultimo scaffale, nonché tutta la libreria dello Young Adult. È stata una grande maratona, ma ce l'abbiamo fatta. E ancora una volta, scusate le inquadrature strane, ma come vedete, arriva fino a terra ed è coperta dalla scrivania. A questo punto passiamo alla libreria dei libri per adulti. Sappiate che purtroppo anche questa è un po' impacciata dalla scrivania, quindi gli ultimi due scaffali saranno leggermente difficili da inquadrare con serenità, ma ci proviamo. Allora, questo scaffale è quello dei miei Oscar Draghi, che non vi tolgo perché, come vedete, ci entrano a stento, quindi non riesco a tirarli via. In fondo, comunque, c'è, eccolo lì, i racconti di Clark, poi il libro di Star Wars, questa qua è la trilogia originale, poi Giulio Verne, eccolo qua, La fantascienza di Wells, Halloween di Ray Bradbury, poi Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams con Niente panico di Neil Gaiman, poi Dracula di Bram Stoker, La saga di Terramare della Le Guin, Notre Dame de Paris di Victor Hugo, Piccole donne della Alcott. Poi abbiamo il libro delle sorelle Bronte, che contengono ognuna un romanzo appunto delle tre sorelle, cioè Cime tempestose, Jane Eyre ed Agnes Grey. Poi i racconti di Poirot ed il mondo nuovo di Aldous Huxley. Poi qui, che non so se si vedono, ci sono dei libricini. Allora, To Be Read at Dusk di Charles Dickens, The Missing Girl di Shirley Jackson, La donna dagli aghi di Giuseppe Ferrario, Dovremmo essere tutti femministi della Adici e basta. Questi qua sono piccoli librini che non entrano da nessuna parte perché sono piccoli, non riesco mai ad infilarli e di conseguenza li lascio sempre qui. Quando magari riempirò poi gli altri scaffali, tipo qui, li metterò qui sopra, nella speranza che non si perdano. Andiamo avanti, questo qua è uno scaffale dedicato bene o male ai classici di vario genere. Ancora una volta scusate l'inquadratura un po' particolare. Allora, qua c'è una versione vecchissima di Io Robot di Asimov, poi edizione altrettanto vecchia di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Poi tutte queste sono edizioni della Mondadori Oscar, alcune più vecchie, altre più nuove, queste qua sono vecchie ed è 1984 di Orwell, Il Signore delle Mosche di Golding, che ho comprato usato dal libraccio, infatti è un po' giallino. Queste qua invece sono tutti i libri della Christie e c'è Assassinio sull'Orient Express, 10 piccoli indiani, che è il mio preferito della Christie, Poirot sul Nilo, Un messaggio dagli spiriti, Il Natale di Poirot,
Tre topolini ciechi, che è una raccolta di racconti. Per adesso io ho letto soltanto 10 piccoli indiani e 3 topolini ciechi ed il Natale di Poirot. Andiamo avanti con Il castello di Otranto di Walpole, che non ho ancora letto, Il mercante di Venezia di Shakespeare, che ho letto al liceo, Il mondo nuovo di Huxley con Ritorno al mondo nuovo, sì, ho anche Il drago di questo libro. Poi Ray Bradbury con Viaggiatore del tempo, questa qua è una raccolta di racconti, credo, ancora non l'ho letta. Poi abbiamo Noi, poi abbiamo Lezioni americane di Calvino. Di Calvino ne ho anche molti altri che vedrete tra poco. Poi qua ci sono degli Adelfi, cioè Un giorno questo dolore ti sarà utile di Peter Cameron, che non ho letto, Follia di McGrath, che è uno dei miei libri preferiti, poi Tito di Gormenghast di Marvin Pike, che non ho ancora letto, che bello, questa è una delle librerie in cui ho letto meno libri, poi Flatlandia di Edwin Abbott, anche questo non letto, Lolita di Nabokov, che ancora non ho letto, mi rendo conto che sono un sacco di libri non letti. Poi L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, questo l'ho letto, la Jackson mi piace un sacco. Poi Compulsion di Meyer Levin, che non ho ancora letto. Questo libro l'ho cercato per seriamente anni, perché la Adelphi aveva soltanto l'edizione non economica che costava tipo 26 euro. Alla fine l'ho fatta in economica, l'ho comprata subito e non l'ho ancora letta. Brava me. Sono dei libri di Stephen King, On Writing, che è la sua autobiografia di uno scrittore, ancora non l'ho letto, ma sono molto interessata al metodo di scrittura e alle idee, come le elabora King, quindi dovevo assolutamente averlo. Poi Misery, che ancora non ho letto per un motivo, l'ho studiato in maniera molto approssimativa ad un corso all'università. Ma la mia professoressa ha ben pensato di fare spoiler gigante sulla fine del libro, come se noi lo avessimo letto tutti e come se noi sapessimo tutti il finale. Io non l'avevo letto e quindi non sapevo il finale, quindi sto tentando disperatamente di far passare il tempo in modo che io dimentichi il finale per poi leggerlo. Però ho letto intanto L'uomo in fuga, che è un distopico e che mi è piaciuto moltissimo. Poi abbiamo 3 libri di Eva Cantarella, che è una storica. Questi libri sono tutti quanti saggi sull'antica Roma e sull'antica Grecia. Questo qua, Itaca, non l'ho ancora letto. E tratta di eroi, donne e potere tra vendetta e diritto. Mentre ho letto sia Dammi mille baci, veri uomini e vere donne nell'antica Roma, sia L'amore è un dio, il sesso e la polis. Ammetto che sono due letture molto molto fruibili, molto divertenti anche, che svelano parti un po' oscure dell'antica Roma e dell'antica Grecia, ma che merita moltissimo. Adoro la Cantarella. Poi mini librino con Momenti di trascurabile felicità di Francesco Piccolo. Poi Giro di vite di Henry James, pilastro della letteratura gotica. Mi è piaciuto, ma il finale mi ha delusa. Poi Delitto e castigo di Fedor Dostoevsky, che ancora non ho letto, così come non ho letto La torcia della Zimmer Bradley. Questo qua è un retelling della guerra di Troia basata sul punto di vista di Cassandra. Poi non ho letto Spider di Patrick McGrath, che ho assolutamente voluto, e di McGrath ne ho anche un altro sotto, perché ho adorato Follia. Poi L'Hobbit di Tolkien, mi sono presa una pausa da Tolkien dopo la tesi. E Lettere di Babbo Natale, sempre di Tolkien. L'ho trovato molto interessante questo libro. È una serie di lettere che Tolkien scriveva ai suoi libri, ai suoi figli, come se fosse Babbo Natale durante il periodo natalizio, per tantissimi anni. Qua una marea di classici, quindi Carmilla di Le Fanu, che non ho letto, I Carmina di Catullo, che non avevano un'edizione integrale, Le relazioni pericolose di De Laclos, credo si pronunci così, poi La lettera scarlatta di Hawthorne, Il grande Gatsby di Fitzgerald, che invece ho letto, o meglio, ho ascoltato in audiolibro, poi Apollinaire con Le 11.000 verghe, Cecità di Saramago, Il mondo sommerso di Ballard e sempre di Ballard Il condominio. E con questo anche questo scaffale è finito. Andiamo avanti con questo scaffale qua.
Qua c'è Casa di Foglie di Daniel Wesky, non so come si pronuncia, scusate, e Il Mister appunto Doc di Matthew McIntosh, entrambi sono libri di letteratura ergotica. Poi Il Cavaliere d'Inverno di Paulina Simmons, che non ho letto, Good Omens e American Gods di Neil Gaiman, che ancora non ho letto, Io sono leggenda di Richard Matheson, che secondo me è uno dei libri più belli della letteratura di genere, meraviglioso, stupendo, un capolavoro. Il Sentiero dei Nidi di Ragno di Italo Calvino, il suo primo romanzo, nonché uno dei libri che ho letto per la mia tesi triennale. Poi, questo qua l'ho recuperato in scambio, 22.11.63. Ho visto la serie TV con James Franco, serie TV bellissima, sto aspettando che svanisca un po' dai miei ricordi per poter leggere il libro, che comunque è un mattonazzo. Diciamo che questo scaffale è un po' lo scaffale dei mattonazzi, ed infatti il prossimo è Storia d'inverno di Mark Elprin. Anche questo mattonazzo, anche su questo, è stato basato un film questa volta. Il film mi è piaciuto molto con Colin Farrell e voglio anche leggere il libro che tra l'altro avevo iniziato, sono arrivata qua. L'ho comprato davvero moltissimo tempo fa. Poi, Oliver Loving di Stefan Merrill Block, non l'ho ancora letto. È qua uno dei libri migliori del mio 2018, se non sbaglio, 2019, no, 2019, cioè Le sette morti di Evelyn Hardcastle, un paranormal thriller stupendo. Se non l'avete letto, leggetelo. Può sembrare confusionario all'inizio, ma vi giuro che non lo è, è una bomba. Poi, Helter Skelter di Bugliosi e Gentry, la storia della famiglia Manson e di Charles Manson, che ancora purtroppo non ho letto. Un estraneo al mio fianco di Anne Rule riguarda Ted Bundy e ancora purtroppo non l'ho letto. Così come non ho letto Susan Clarke con Jonathan Strange e il signor Norrell. Ma in realtà su questo scaffale in pratica non ho letto nulla perché non ho letto neanche La scomparsa di Stephanie Myers di Joel Dicker e Il libro dei Baltimore di Joel Dicker. Questo invece l'ho letto, cioè La violenza ed il sacro di René Girard è un libro saggio che ho letto e studiato per un esame all'università. Poi Paranoia di Shirley Jackson l'ho letto praticamente a salterello, quindi non l'ho letto del tutto. La settimana bianca di Emmanuel Carrère l'ho letto questo agosto, mi è piaciuto, mi aspettavo forse qualcosa di diverso. Grottesco di McGrath non l'ho letto, mentre secondo me il libro migliore di Carrère è L'avversario, che è un libro che narra di un uomo, una storia vera tra l'altro, di un uomo che uccide moglie, figli e genitori e poi si viene a sapere che la sua vita era un insieme di bugie, quindi davvero un grande castello di bugie. Poi Lizzie di Shirley Jackson non l'ho ancora letto, ma è uno dei romanzi che mi incuriosiscono di più perché tratta di personalità multiple. Ho dissociazione di identità, non so precisamente come si dice in ambito medico, quindi mi scuso nel caso in cui io abbia sbagliato la definizione. Comunque, lo trovo molto innovativo perché la Jackson scrive in un periodo in cui questo disturbo non era ancora molto esplorato. Le gemelle silenziose di Marjorie Wallace è un libro che non si trova più in commercio, l'ho trovato usato su Libraccio e l'ho comprato. Dopo aver letto una storia su Facebook su queste due gemelle che sembravano comunicare anche in stanze separate, mi interessava molto e quindi l'ho preso. Poi, L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello di Oliver Sacks, anche questo di ambito medico, tratta di vari casi del neurologo appunto Sacks. Poi, Abbiamo sempre bisogno del castello, il capolavoro di Shirley Jackson, è rovinatissimo perché l'ho letto al mare, secondo me comunque, se volete partire da un libro di Shirley Jackson, questo qua è quello da cui partire. Sulla Chaise Longue di Margarina Lansky è un racconto gotico che nessuno conosce, ma ne vale tanto la pena perché mette un'inquietudine e provoca ragionamenti e riflessioni molto interessanti. Poi abbiamo due libri che non ho letto, ecco questo è anche al contrario, ed è Ma gli androidi sognano pecore elettriche di Dick, da cui è stato tratto Blade Runner, non mi veniva, ed Il diavolo nel cassetto di Paolo Mauriensig, che ancora non ho letto. Anche questo scaffale è finito.
Ancora una volta sono impacciata dalla scrivania, quindi gli ultimi tre scaffali li vediamo così molto velocemente. Sto tentando di andare veloce perché le librerie sono davvero tante e sono circa 30 minuti già di girato. Comunque, La verità sul caso Eric Hebert, uno dei miei thriller, ma in realtà non è soltanto un thriller preferito. Central Park di Guillermo Musso, bellissimo, recuperatelo. A cosa servono le ragazze di David Blixt? Molto bello. Carrie di Stephen King, primo suo romanzo, capolavoro. Psycho di Block, non l'ho letto, così come non ho letto Galapagos e Cronosisma di Vonnegut. Non ho letto neanche Circe di Madeleine Miller e Anima di autore impronunciabile. Ho letto invece Favola di New York di Victor Lavalle, che merita moltissimo, così come L'abito da sposo di Lemaitre. Questo qua è un paranormal, questo qua è un thriller. Libro preferito di sempre, Una stanza piena di gente di Daniel Keyes, che è la biografia dell'uomo dalle 24 personalità, cioè Billy Milligan. E sulla stessa scia è La quinta Sally, questa volta un romanzo che tratta sempre di personalità multiple. Poi abbiamo il libro della Atwood, Il canto di Penelope che non mi è piaciuto, Il racconto dell'ancella e i testamenti, bellissimi. American Psycho di Ellis, che non ho letto. Il Conte di Montecristo di Dumas, che non ho letto. La strada di McCarthy, uno dei miei libri preferiti in assoluto. Drive-In, che non ho letto, di Lansdale. Trilogia di New York di Auster, che non ho ancora letto. L'amore prima di noi, della Mastrocola, che non ho ancora letto. La fine del mondo, il paese delle meraviglie di Murakami, che non ho letto e mai probabilmente leggerò perché Murakami non mi piace. Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte di Eddon, uno dei libri che ho letto da ragazzina e che mi è rimasto molto impresso, quindi ve lo consiglio. Poi qua c'è il libro Book Influencer della Corte Editore su cui sono apparsa. E qui tutti i libri, compreso qua, di Maxime Fermin. Qua Neve e il labirinto del tempo e qua la sua serie La fata dei ghiacci, La piccola mercante di sogni e La bambola di porcellana. Sono in disordine. Credo che questo qua sia il primo, questo è il secondo e questo è il terzo. Non lo so se lo sapete, fatemelo sapere perché ancora non l'ho letto. Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Milk and Honey di Rupi Kaur. La principessa si salva da sola di Amanda Lovelace. E Cassandra di Krista Wolf. Questi due sono libri su Instapoetry. E con immensa velocità abbiamo fatto anche questo scaffale. Passiamo a questo che faremo con altrettanta velocità. Qua ci sono Jurassic Park e il mondo perduto di Crichton, spero si pronunci così. No, ho letto Jurassic Park e mi è piaciuto Il Mondo Perduto. L'ho preso in un mercatino dell'usato soltanto per collezione. Shining e Joyland non l'ho letto di King, ma lo farò. Ho visto però il film di Shining. La trappola di Melanie Rabe non l'ho letto. Il libro dei morti di Preston e Child è bellissimo. È un thriller sull'antico Egitto, ma è stupendo. Non lo conosce nessuno, non so neanche se è ancora in stampa. Però se lo trovate, leggetelo perché è bellissimo. Stessa cosa per W, che è un thriller questa volta su Shakespeare. Poi abbiamo Un'inquietante simmetria della Niffanger, che è un thriller paranormal. Sulla pelle di Gillian Flynn, questa qua è un'edizione. Oh, benissimo, non riesco a toglierla. Ok. È un'edizione vecchissima della PM. Adesso hanno rifatto la stampa perché è uscita la serie TV che si chiama Sharp Objects. Io ho questa edizione che ovviamente adesso non riuscirò più ad infilare. Il Crick di Scott Thomas, bellissimo, paranormal, inquietante. Libri della Rowling. Andiamo veloce, Saggio Vacante, Richiamo del Cuculo, La Via del Male di Silkworm, nessuno di questi mi è piaciuto. Poi L'Uomo di Marte di Andy Weir, c'è anche il film, ho letto prima il libro è molto scientifico, quindi non ho capito la metà delle cose, ma mi è piaciuto. E tutti i libri di Dan Brown, uno dei miei autori preferiti. La verità del ghiaccio, Crypto, Il codice da Vinci, Angeli e Demoni, Il simbolo perduto, Origin ed Inferno. In realtà sono in disordine. Angeli e Demoni è il primo, Il codice da Vinci è il secondo, Il simbolo perduto è il terzo, Inferno è il quarto e Origin è il quinto. Ma sono di altezze diverse, quindi me li sono beccata così. Andiamo poi nell'ultimo scaffale dove ci sono dei saggi sul fantasy che ho studiato per la mia tesi magistrale e che non vi faccio vedere. E qui, in una inquadratura orrenda, La fabbrica del cioccolato di Roald Dahl, Le cronache di Narnia, Il Signore degli Anelli e La compagnia del gatto volante, un libro fantasy sconosciuto ma che a me è piaciuto un sacco. E a questo punto ci siamo levati anche questo scaffale, passiamo allo scaffale dei classici.
Dunque, questa qua è la mia libreria dei classici, sono tre scaffali e sta in realtà dietro la tenda, quindi andiamo molto veloci anche perché è un'inquadratura poco adatta e io non riesco a raggiungere i libri. Comunque, qua abbiamo qualche tragedia greca, ad esempio l'Edipo Re, il libro Colono è Antigone, qua c'è un libro di Cicerone, mentre qui c'è di Shaw il Pigmalione, eccolo qua. Poi i libri di Pirandello, in particolar modo alcune tra le sue opere teatrali. Libri di Calvino, tutti praticamente, no, sto scherzando, non tutti. La trilogia dei nostri antenati, Il sentiero dei nidi di ragno, questa qua è una edizione vecchia, eccola. Poi, Ultima viene il corvo, Se una notte d'inverno un viaggiatore che non mi è piaciuto e Gli amori difficili, questa qua è una nuova edizione. Poi ancora oltre ci sono tre opere teatrali di Pirandello, Mastro don Gesualdo, Goldoni con la locandiera, La mandragola di Machiavelli, Marlowe con il dottor Faust, Shakespeare, 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 c'è Sogno di una notte di mezz'estate, Romeo e Giulietta e Riccardo III. Oltre ancora c'è l'Enrico IV e sei personaggi in cerca d'autore di Pirandello. Oltre ancora il Candelaio di Bruno, poi alcuni Einaudi sono l'Orlando Furioso 1 e 2 e alcuni libri di Levi, tra cui Se questo è un uomo, La chiave a stella, Il sistema periodico e l'ultimo dovrebbe essere I sommersi e i salvati. Andiamo giù e giù, ancora una volta con un'inquadratura imbarazzante, il Don Chisciotte, Le mille e una notte, qua ci sono tutti questi librini gotici, Il motto di spirito di Freud, poi queste edizioni che non mi piacciono per niente, di Le ultime lettere di Jacopo Ortis, La coscienza di Zeno, L'Iliade ed in fondo ci sono Il fantasma dell'opera e delle tragedie di Euripide ed Eschilo. Ancora più giù, eccoci qua, ancora più giù c'è un po' di tutto. Questa è la mia ombra. Anne di Tetti Verdi e Anne Diavole, qua ci sono due tragedie greche, poi Through the Looking Glass di Carroll, Mirra di Vittorio Alfieri, I dolori del giovane Werther di Goethe, poi Charles Dickens con A Christmas Carol, L'ultimo amico di De Amicis, Il grido del focolare di Dickens e Papà Gambalunga di Webster. Poi Elogio alla follia di Erasmo, Platone con Apologia, Simposio e Fedone, tre libri di Sciascia. Eccoli qua, ancora Shakespeare, Il mago di Oz, poi ancora Machiavelli, ancora Poe, Il Saul di Alfieri, Dante con il De vulgare eloquentia, questo qua è un Lafayette, Apuleio con la favola di Amore e Psiche, L'utilità del nulla di Nuccio Ordine, L'Eneide, due libri di Gadda e qua ci sono tutte le opere di Pirandello e con questo anche la mia libreria dei classici è finita. Con tanto di luce divina del mio lampadario siamo arrivati all'ultima parte del bookshelf tour. Mancano questi tre scaffali. Parto prima da quello e poi faccio questi in questo modo. E purtroppo anche qua è alta la libreria, quindi vi dovete sorbire inquadrature un po' strane, scusatemi davvero. Come vi ho detto, partiamo da lassù dove ci sono delle graphic novel, vale a dire due graphic novel di Tony Sandoval che mi sono piaciute moltissimo, Appuntamento Phoenix e Water Snakes, poi due graphic novel dell'Oscar Wilde, Kill or Be Killed, poi abbiamo Capitan America The Winter Soldier, il fumetto, Frozen, il fumetto, ho zoomato, c'è Kill the Granny, poi Tutto Saga, Nimona, Il principe e la sarta e Captain America. Poi andiamo giù, vi dizoomo, e c'è la nuova edizione di TMI, il codice è City of Heavenly Fire di Cassandra Clare, sopra invece la nuova edizione di TMI c'è Shadowhunter's Guide che è una guida del film. Scendiamo ancora, qua ci sono tutte le mie edizioni particolari e due fumetti di Buffy, che in realtà vanno sopra, ma non ho ancora avuto il tempo di prendere la scala e spostarli. Queste due sono edizioni della Barnes & Noble Leatherbound Collection, questo è Alice e altre avventure e questo qua è The Snow Queen e altre avventure. Ve li faccio vedere un secondo perché secondo me ne vale molto la pena. Questo qua è Alice e ha le pagine dorate. Mentre questo qua è, diciamo,
appiccicato all'altro, Snow Queen con le pagine argentate. Sono edizioni stupende che si trovano purtroppo solo in inglese. Poi questa qua è la mia edizione della RBA di Orgoglio e Pregiudizio, ho soltanto questa, mentre qua ci sono tutte le edizioni dell'Ippocampo e di Edith Mina Lima, quindi Alice nel Paese delle Meraviglie, questo qua, poi Il Libro della Giungla, poi Il Giardino Segreto, La Bella e la Bestia, e infine, se ce la faccio, sì, Le Avventure di Pinocchio. Nel momento in cui sto registrando questo video è settembre, però ad ottobre dovrebbero uscire anche La Sirenetta e Peter Pan, che spero di avere. Andiamo avanti, questo qua è tutto lo scaffale dei libri di Colleen Hoover, che ho quasi tutti, in realtà li ho tutti tra l'italiano e l'inglese, quelli che ho in italiano non li ho in inglese, e sono in inglese perché appunto, come vi dicevo, in italiano purtroppo non si trovano più. Molto velocemente ve ne faccio vedere alcuni. Questo qua è l'ultimo uscito, Heartbones. Poi c'è Too Late, che in realtà è stato autopubblicato, e questo qua è il libro più oscuro della Hoover, è una sorta di dark romance. Poi abbiamo Verity, che è un romantic thriller. Abbiamo This Girl, che in realtà è il terzo libro nella serie Slammed, che vi ho fatto vedere prima perché in italiano è uscita, ed è Tutto ciò che sappiamo dell'amore, Tutto ciò che sappiamo di noi due. Questo qua è il terzo, edito purtroppo soltanto in inglese. Poi Regretting You, che ancora non ho letto. All Your Perfects, che se non sbaglio è uscito in italiano, o forse è uscito I Dance With Us, non ricordo mai, ma comunque uno dei due è uscito per Sperling. Poi Without Merit, questo qua è inedito in Italia, così come Regretting You, This Girl, Verity, Too Late ed Heartbones. Poi Confess, November 9, poi Finding Cinderella, che ancora una volta è inedito in Italia, ed è la novella della serie di Le coincidenze dell'amore e Le sintonie dell'amore. Poi abbiamo Maybe Not, che è la novella di Forse un giorno, e Maybe Now, che è il secondo della serie di Forse un giorno. Poi abbiamo Finding Perfect, che è una novella che connette la serie di Le coincidenze dell'amore con la serie di All Your Perfect. E poi abbiamo il Paranormal in tre mini volumini, Never Never parte 1, 2 e 3. E con questo si conclude anche lo scaffale della Hoover. Andiamo avanti, da qua in poi cominciano i manga e andiamo davvero molto veloce. C'è Rossana, c'è Mermaid Melody, Orange e Bokuragaita, che ancora sto tentando di recuperare tutto, ma è impossibile, anche perché costano, se non sbaglio, 5,90 l'uno, quindi sto cercando di recuperarli a poco e mi manca ancora il sesto di Orange. Poi c'è la graphic novel di Alice Osman, cioè Heartstopper. Sotto abbiamo tutto Sailor Moon, tutto Silent Voice, La storia della bestia e La storia di Belle, che è un fumetto sulla Bella e la Bestia, e Sakura Card Captor, la Perfect Edition, che io ho fino al terzo volume, ma in realtà sto a poco aspettando tutti gli altri. Andando ancora avanti, ho Sky Violation fino al numero 17, devo recuperare dal 18 al 21 e poi ho conclusa. La serie di Death Note tutta quanta, quella è la versione in inglese, Il prezzo di una vita, il romanzo Your Name e il romanzo di Death Note, Hell Change the World. In realtà ce ne ho un altro, ma l'ho preso dal mio ragazzo e quindi non posso farvelo vedere. Mentre di sotto, in questo modo molto disordinato, ho The Promised Neverland fino al 16, sto aspettando il 17, Secret, Doubt e Judge, e poi quello lì in realtà è un quaderno della Paper Blanks. E con questo anche questo scaffale è finito. A questo punto spero siate pronti e ancora svegli per le ultime due librerie, che sono quelle dei fantasy in copertina rigida, sia in italiano che in inglese. Lì sono tutte in alto, quindi non ci arrivo. Comunque sono La ragazza che sapeva troppo della Carrie, di cui non ho letto il libro ma ho visto il film e il film mi è piaciuto un sacco. Poi La serie di Incantesimo di Rachel Hawking, una paranormal romance per ragazzini più che ragazzi, ma mi è piaciuta, molto leggera.
Poi la serie di Il mio splendido migliore amico di Howard, che mi è piaciuta moltissimo, ed è Il mio splendido migliore amico, Tra le braccia di Morfeo, Il segreto della regina rossa e Sei cose impossibili, che è un insieme di novelle. È sempre della stessa autrice, un retelling del Fantasma dell'Opera, cioè Rosblood. Poi abbiamo Regalami una stella, che è uno sci-fi, Invisibile, che è un paranormal romance, la duologia fantasy di Irene Adie, La moglie del califfo e La rosa del califfo, tutta la trilogia di Magic di V.E. Schwab, quindi Magic, Legend e Dark, e la duologia di Kendra Blake di Anna vestita di sangue, in cui il primo è Anna vestita di sangue ed il secondo, che in italiano è A Girl of Nightmares, che però a me non è piaciuto per niente, mentre Anna vestita di sangue è un libro bellissimo. Andiamo avanti, altro scaffale. In realtà quel librolino, Teeth and Bones, non c'entra nulla, lo troverete sotto la sovracoperta, e che stavo cercando di capire se c'entrava Midnight Sun, che mi deve arrivare nel momento in cui sto registrando questo video. Qua abbiamo quindi tutta la serie di Twilight, compreso Life and Death, che è stato scritto con i gender dei protagonisti invertiti, e poi ovviamente New Moon, Twilight, New Moon, Eclipse, La breve seconda vita di Brit Hanner e Breaking Dawn. Poi di là abbiamo tutti quanti i libri di Rick Riordan. La serie di Percy Jackson, la serie degli eroi dell'Olimpo, Percy Jackson racconta gli dei greci, Percy Jackson racconta gli eroi greci e la serie di Apollo. Scusate se vado un po' veloce qua, ma purtroppo non ci arrivo, quindi non posso togliervi i libri. Andiamo avanti, questo non penso che abbia bisogno di presentazioni, è tutta la serie di Shadowhunters, che per chi mi segue da poco io tengo in questo modo perché le tengo in ordine di serie e non nell'ordine in cui generalmente andrebbero lette. Comunque ho fatto un video, Let's Talk About, su Cassandra Clare, lo trovate nella playlist dedicata. Poi, di libri interessanti, oltre ovviamente a quelli della serie principale, ci sono Storia di illustri Shadowhunters e abitanti del mondo dei nascosti, che è appunto ecco, il libro con tutte le art, compreso di descrizione dei protagonisti. Poi abbiamo la graphic novel di Città di Ossa, che presenta le due graphic novel, il volume 1 e 2 dell'edizione in inglese. E poi ovviamente abbiamo tutta la serie di Shadowhunters. Andando avanti per di qua, invece, abbiamo la serie di Sarah J. Maas, La corte di rose e spine, che mi è piaciuta. Il secondo l'ho trovato stupendo, ma il terzo non mi è piaciuto per nulla. Poi ho Il millennio di fuoco, Seija e Raivo di Cecilia Randall, una serie di ambientazione high fantasy, che tratta di umani e demoni, stupenda, mega sottovalutata ma davvero bellissima. E qua ho tutti i libri della Randall in realtà. Questa qua è la serie di Gens Arcana, la duologia. Il primo è Gens Arcana ed il secondo è Magister Aetheris. Anche questi sono fantasy storici. Oddio! Dicevo, anche questi sono fantasy storici basati sulla magia degli elementi. Poi ho tutta quanta la serie di Perversum, questi tre sono la prima trilogia, quindi Iperversum, Iperversum il falco di leone, Iperversum il cavaliere del tempo, e poi c'è la trilogia sequel, Iperversum Next, Ultimate and Unknown. Questo qua è proprio a tutti gli effetti un sequel spin-off della prima trilogia. Anche questi sono fantasy storici tra i miei preferiti in assoluto, quindi vi prego, se vi piacciono i fantasy, date una chance a Cecilia Randall, perché è un'autrice italiana fantastica, che non ha nulla da invidiare ad autrici e autori stranieri. Poi di qua abbiamo la trilogia di Rebel, che è una trilogia fantasy dalle ambientazioni arabeggianti, il cui primo è Il deserto in fiamme, il secondo Il tradimento ed il terzo Nuova Alba. Questa serie ha delle cover stupende, bellissime. Si trova adesso in flessibile, se non sbaglio, ma merita moltissimo, quindi per favore date loro una chance. Come vedete, io sono grande fan, più che dei libri grandemente famosi, come ad esempio La corte di rose e spine della Maas, dei libri leggermente più sconosciuti, anche se comunque sono molto famosi. E questo è dimostrato soprattutto da
Firebird, della trilogia di Claudia Gray, una delle mie serie preferite in assoluto sugli universi paralleli. Il primo è La caccia, il secondo è La difesa ed il terzo è La resa dei conti. Lo trovate in cofanetto a 30 euro, che è un prezzo vantaggiosissimo e meritano tantissimo, quindi vi prego leggeteli. Non ve li tolgo soltanto perché c'è il cofanetto e poi ho una difficoltà immane a rimetterli a posto. Andiamo avanti, questo qua è lo scaffale Mondadori in realtà e abbiamo qua The Once di Veronica Roth, Notturna di Maya Montaigne con questa cover stupenda, ma in realtà sinceramente è una copia molto più young adult della serie Magic di B.E. Schwab, infatti è carino ma non ne sono rimasta poi particolarmente sorpresa. È andata via la luce, benissimo. Dunque, non mi ricordo dove ero arrivata perché è saltata la luce, ma in ogni caso. Altro libro è La nana casa di Leigh Bardugo, stupendo fantasy per adulti, ma le prime 250 pagine per me sono state davvero difficili da affrontare. Poi abbiamo la duologia di Sadie Corby, con Sadie Corby e Il regno corrotto. Questa qua è la duologia che ho letto prima ancora di leggere La Griscia. Al momento in cui sto registrando questo video, La Griscia non è ancora uscita. Però a me Sadie Corby è piaciuta davvero tantissimo. Ho fatto anche la recensione, quindi la trovate nella playlist dedicata. Poi eccolo qua, la versione in italiano di Aurora Rising di Amy Kaufman e J. Christoph. E di J. Christoph poi tutta la serie di Nevernight, che è anche autografata. Questo è il primo, mai dimenticare. Questo è il secondo, I grandi giochi. E questo qua è il terzo, Alba oscura. Poi c'è Loki di Mackenzie Lee. Tutti questi sono in realtà libri dell'Oscar Wilde. E sono caratterizzate dalle pagine colorate. Questo qua è un retelling di Loki ambientato durante il periodo storico di Jack lo Squartatore. Poi La città di Ottone della Chakraborty con le pagine arancioni, purtroppo non l'ho ancora letto. Poi abbiamo Needle Game di Sinan McGuire, io non so mai come si pronuncia, comunque questo qua è uno dei libri più originali che ho letto quest'anno, insieme a Falce di Neil Schuster, ma nel momento in cui sto registrando questo video Thunderhead non è ancora uscito, però non appena esce io lo leggo sicuro perché il primo mi è piaciuto un sacco. Poi non ho letto ancora L'ascesa di Senlin quando sto registrando questo video, ma sono molto curiosa, anche perché Samantha Shannon ha commentato dicendo che è davvero bellissimo, un po' Bioshock e un po' l'inferno di Dante. Non so come prendere questa seconda affermazione, dato il mio amore per Dante, però vedremo. Poi abbiamo uno dei libri di rivelazione del mio 2020, cioè Il nome del vento di Patrick Rothfuss, che ho letto durante la quarantena, bellissimo, e Il priorato dell'albero delle arance di Samantha Shannon, anche questo letto durante la quarantena, secondo me questo qua pregia i difetti. Comunque trovate le recensioni sia di questo che del nome del vento nella mia playlist dedicata. Poi andiamo avanti, qua ce ne sono pochini, cioè tutte le serie di Illumine di Amy Kaufman e J. Christoph, ho questa versione in italiano e questa in inglese, ecco perché sono doppi. Questa qua è la versione Mondadori, la Oscar Wilde ripubblicherà, credo, la serie con anche Memento in Obsidio. Ancora io, quando sto registrando questo video, non so la data di pubblicazione, comunque nel caso trovate tutte le info sulla pagina Instagram di Oscar Wilde. E poi ho i primi tre volumi della serie della Maniscalco, compreso di piccolo volumino, che è La nascita del principe oscuro, che va letto dopo il terzo libro. I libri sono Jack, sulle tracce di Jack lo Squartatore, ragazzi, dopo un'ora e mezza di girato comincio a dare segni di cedimento, Alla ricerca del principe Dracula e In fuga da Udini. Ecco qua. E questo scaffale ce lo siamo tolti velocemente perché in realtà ci sono pochi libri. Andiamo avanti. Allora, questi qua vanno in coppia, questi due scaffali, perché sono tutti i miei scaffali dedicati ad Harry Potter. Adesso vi faccio davvero una overview molto veloce, perché in realtà sono sempre gli stessi libri. Sullo scaffale di sopra troviamo, quindi qui, le Gift Edition del primo e del secondo libro. E poi, andando sempre da sinistra verso destra, troviamo i primi tre
libri nell'edizione Corvo Nero e si trova soltanto in inglese. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban in inglese con il bollino dei Warner Bros. Studios che ho preso a Londra. Tutta quanta la serie in italiano e sopra troviamo Very Good Lives in inglese, un Harry Potter e la pietra filosofale in inglese portatomi da Francesca dal Canada, la serie in DVD e sopra quel piccolo piccolo libricino che ecco qua, adesso potete vedere, è Animali Fantastici e dove trovarli. Poi, scendendo quindi, dopo Harry Potter e i Doni della Morte in edizione italiana, abbiamo Le Fiabe di Beedelbardo, il Quidditch attraverso i secoli, e poi le trascrizioni del copione di Animali Fantastici, sia il primo che il secondo. Poi, dietro Harry con il cappello parlante, abbiamo Harry Potter and the Cursed Child in inglese. È un'altra edizione di Harry Potter e la pietra filosofale in inglese che ho preso agli Harry Potter Studios di Londra, più vari gadget tra cui la mia giratempo e la bacchetta di Hermione. Di sotto invece troviamo l'edizione illustrata sempre da sinistra verso destra di Animali Fantastici e dove trovarli, le fiabe di Beedelbardo sempre illustrato, il libro pop-up di Harry Potter e alcuni libri speciali della serie. Quello marrone è Animali Fantastici e dove trovarli e poi abbiamo tutti quanti i libri speciali sulla serie di Harry Potter, quindi la magia dei film, i luoghi magici, i personaggi, il libro degli oggetti, il libro delle creature, poi quel piccolo cosino dorato. È il libro da colorare di Harry Potter e gli ultimi quattro sono le edizioni illustrate da Jim Kay e Rita Salani. Infine abbiamo un'edizione di Harry Potter il prigioniero di Azkaban in giapponese e la cosa, il librone che vedete sotto i Funko Pop, sotto come si chiama, il forziere del Quidditch, è Harry Potter dalle pagine allo schermo. A questo punto passiamo a questo scaffale qua. Ho riaggiustato leggermente l'inquadratura, anzi forse mi conviene aggiustarlo un po' meglio, ecco. E qua ci sono io, non so se mi vedete. Allora, per quanto riguarda l'edizione del Trono di Spade, in realtà sono tutte uguali, nel senso ci sono le nuove edizioni degli Oscar Draghi, quindi dal primo al quinto, e le vecchie edizioni degli Oscar Draghi. Sopra abbiamo un librone che adesso vi faccio vedere. Eccolo qua, ed è Il mondo del ghiaccio e del fuoco, sempre di Martin. È un'edizione illustrata, tra le altre cose. È uscita anche per Oscar Volt, la mia è la prima edizione. E poi sopra, Fuoco e Sangue, c'è il libro prequel del Trono di Spade dedicato ai Targaryen. Queste sono poi le graphic novel. Questa qua è la prima, questa è la seconda. E entrambi sono il volume Un gioco di troni, parte 1 e parte 2, mentre questa qua è la terza graphic novel ed è la prima parte di Uno scontro di re. Poi ho un saggio sul Trono di Spade chiamato L'inverno sta arrivando di Carolyn Lerrington ed un approfondimento sulle casate della serie TV, dalla prima stagione alla quinta. Ecco. Andiamo avanti, qua sotto troviamo le due edizioni illustrate di Inferno e Purgatorio di Dante Alighieri, commentate da Nembrini e illustrate da Gabriele Dellotto. Poi abbiamo qua dei libri in inglese, The Silence of the Girls di Pat Barker, in realtà è uscito anche in italiano come Il Silenzio delle Ragazze. Poi ho un'altra copia di Nevernight, anche questa è autografato, è l'edizione US se non sbaglio. Poi ho la copia in inglese di Le sette morti di Evelyn Hardcastle, è uno dei miei libri del cuore, quindi non potevo non averlo in doppia copia. Così come in doppia copia ho anche tutta la serie della MAS, della Corte di Rose e Spine, quindi ACOTAR, ACOMAF ed ACOWAR. Andando avanti, ho Oltre il bosco di Melissa Albert, che è un bellissimo libro onirico sul realismo magico, uno dei pochi che ho apprezzato. Poi ho tutta la trilogia di The Queen of the Tearling che ho mollato al terzo libro ed infatti non l'ho ancora finito, e tutta la trilogia di Caraval che io ho amato alla follia. Andiamo avanti con un altro scaffale, e lì ho Invictus di Ryan Grodin, che in realtà non è che mi abbia entusiasmato poi tanto, lo ritengo un libro carino. Poi, Nel profondo della foresta di Holly Black, I segreti di Cold Town di Holly Black, che secondo me è il libro più bello che la Black ha scritto. Stepsister di Jennifer Donnelly, la serie della quinta onda di Ricky Yancey,
che sinceramente fino al secondo poteva anche starci, ma anche no, il terzo non mi è piaciuto. La serie di Mara Dyer, che in realtà è anche messa male, perché è al contrario, il primo è Chi è Mara Dyer, il secondo Io non sono Mara Dyer ed il terzo è The Retribution of Mara Dyer. Sappiate che il terzo non è mai uscito in italiano, quindi l'ho dovuto per forza comprare in inglese. Mi sono resa conto che erano in disordine anche la serie di L'Accademia del Bene e del Male di Soman Shainani. Il primo è L'Accademia del Bene e del Male, il secondo è Un mondo senza eroi, il terzo è L'ultimo lieto fine, il quarto è Missione per la gloria ed il quinto è Prima che sia per sempre. Ho letto soltanto i primi tre per adesso. Poi andando avanti, qua c'è la serie delle cronache lunari, quindi Cinder, Scarlet, Cress e Winter. Stars Above e Fairest sono in realtà in inglese perché non sono mai usciti. E Stars Above è un insieme di novelle dopo la fine di Winter, mentre Fairest è in realtà un prequel che riguarda la regina Levana, che è l'antagonista delle serie delle cronache lunari. Andiamo avanti, questi qua sono in inglese, praticamente non ne ho letto nessuno. A Frozen Heart è un retelling di Frozen, narrato dal punto di vista dell'antagonista del primo cartone. Ora, io non vorrei sbagliare, però mi pare che sia questo. Poi abbiamo Slayer di, ecco, Kister White, che è l'autrice di Io sono buio. Questo qua è basato nel mondo di Buffy l'ammazzavampiri, quindi non potevo assolutamente non averlo. Poi abbiamo una sorta di horror di Susan Young, vale a dire Hotel Ruby. Poi Haunted di Mega Spooner è un retelling della Bella e la Bestia. Not Even Bones è il libro che avete visto prima sopra ed è una sorta di storia oscura, non so altro, e lo devo assolutamente leggere. La trilogia di The Last Girl è una trilogia distopica che io adoro. Poi abbiamo Wonder Woman di Leigh Bardugo, la duologia di Warcross e Wildcard di Mary Lou, di cui il secondo libro ha una cover orribile, ma a me la duologia è piaciuta un sacco. Poi abbiamo due libri sulla mitologia greca, Mythos ed Eroi, di Stephen Fry. E poi qua abbiamo dei libri della Giunti, quindi Regina di Ossa della Kay Whitney, che è un retelling di Frankenstein, Antiche voci da Salem della Mather, che riguarda le streghe, e la duologia di Victoria Schwab di Questo canto selvaggio. Quindi Questo canto selvaggio è questo oscuro duetto che purtroppo io ho in copertina flessibile, il primo è uscito però anche in copertina flessibile per matchare. Sto anche per finire la memoria, ma mancano due scaffali, quindi andiamo velocissimi. Questa qua è la serie di Caldo come il fuoco della Armentrout. In realtà tutto lo scaffale è quasi tutto della Armentrout. Non si trova più in copertina rigida, non so che fine abbia fatto, ma spero che l'HarperCollins la ristampi. Poi c'è Tempesta e Furia, che è la serie spin-off di Caldo come il fuoco. Il ritorno, Il potere, la lotta e la profezia, sempre dell'Armentrout, che è la serie spin-off della serie Covenant, che io non ho. Poi ho tutta la serie più spin-off di Obsidian, Oblivion e Obsidian dal punto di vista di Demon, ce ne sarebbero altri due, ma io non li ho, e poi ho tutta la serie. Poi ho Darkest Star e Burning Shadow, che sono gli spin-off appunto della serie principale, e poi questa serie New Adult sulle fate, Lontano da te, Ritorno da te ed In fuga da te. Infine, l'ultimo libro su questo scaffale è Serpent and Dove della Maurin, che io ho adorato nel suo trash. Ultimissimo scappale, ho quasi finito la memoria. Allora, qua c'è l'arc di Figli di Sangue e Ossa di Tommy Adeyemi. Come sapete, io ho odiato il secondo, del motivo per cui non lo vedete qua. Poi c'è Il ritmatista di Brandon Sanderson, che è l'unico libro che ho letto di Sanderson. The Octopus Curse è un libro che mi ha inviato un'autrice indiana. È bellissimo perché dentro è anche illustrato. Ecco, ci sono anche dei mandala. Poi il primo libro della serie di Outlander di Diana Gabaldon, Il circo della notte di Erin Morgenstern, che in realtà non mi è piaciuto, ma lo tengo perché non è più stampato in copertina rigida. Poi c'è Promised di Chiara Cass, autrice di The Selection, però questa qua è una serie a parte, io adoro i libri trash della Cass. Poi la serie della Roth di Divergent, io come sapete ho odiato Allegiant e mal sopportato Insurgent. E poi qua ci sono dei librini, duologie e libri singoli. Allora, Death Date e Birth Date di Lance Rubin, molto originale. The Program e The Treatment di Susan Young, carino, serie distopica. The Loop e Good Luck Girls, ancora non l'ho letto, non ce la faccio più a parlare.
Poi la serie di Alice Broadway non è ancora completa, Inca Spark, carina ma niente di più. E infine Dry di Neil Schusterman con suo figlio. E con questo ho finito il bookshelf tour! Ragazzi, scusate davvero se per l'ultima parte sono andata molto veloce, però ho la memoria finita, mi mancano 3 minuti di girato, quindi non ho potuto fare altrimenti. Adesso vi lascio alla me del futuro che chiuderà il video. Grazie per essere stati comunque con me per così tanto tempo, nonostante la mia voce ad un certo punto abbia dato ormai bandiera bianca e non riuscivo più a pronunciare nulla. Grazie mille. Ce l'abbiamo fatta! Il bookshelf tour è andato, evviva! Adesso il prossimo penso che sarà tra un anno. Spero che vi sia piaciuto questo video, spero che abbiate trovato qualche titolo interessante, spero di avervi intrattenuto nonostante la lunghezza estrema di questo video. Quindi, se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, lasciate un commentino, iscrivetevi al canale se vi va e attivate la campanella. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!